Matteo a San Gimignano visita il centro storico e incontra i giovani. Bellezza e libertà non sono mai scontate. Il presidente del Consiglio regionale nella città delle Torri, nel giorno in cui è stata dichiarata patrimonio UNESCO nel 1990. Sanità RSA, garantire continuità del servizio con avanzo delle quote sanitarie non spese, approvata all'unanimità una risoluzione di iniziativa della Commissione Sanità. Sport, targa per il centenario dell'US Castelnuovo Garfagnana Calcio, la cerimonia di conferimento nella sala gonfalone di Palazzo del Pegaso. La bellezza, come la libertà, non è mai scontata, è il messaggio che il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha consegnato alle ragazze e ai ragazzi della scuola media Linda Brown lunedì 12 dicembre, giorno in cui la città di San Gimignano è stata dichiarata patrimonio UNESCO. In visita nella città delle Torri, il presidente, insieme all'assessore alla cultura Carolina Taddei, ha incontrato e dialogato con le studentesse e gli studenti e festeggiato i 32 anni di San Gimignano, patrimonio dell'UNESCO. San Gimignano da 32 anni patrimonio dell'umanità. Oggi sono venuto per parlarne, per ricordarlo alle ragazze e ragazzi della scuola media, mandandogli due messaggi forti, importanti. Il primo: abbiate cura di tanta bellezza. Non camminate con la testa bassa, godetevi ogni singolo spazio di bellezza e non date mai per scontato che questa bellezza, come la libertà, continuino a esserci sempre. Sono come un fiore che vanno innaffiati giorno dopo giorno e ognuno di noi può fare la sua parte. Prendetene cura e siate ambasciatori di questa bellezza. Vivete in una delle città più belle della Toscana, più belle del mondo, nel 1200, nel 1300. Chiudete gli occhi, lo dico anche a chi ci segue da casa, e pensate quanto genio ci voleva per realizzare le 70 torri, per fare in modo che l'idea di quel tempo fosse moderna ancora oggi. Insomma, a noi il compito delle istituzioni di mantenere questa bellezza, e la Toscana è terra di tante bellezze, di tenerle insieme, di far vivere la comunità, e non è un caso che San Gimignano sia stata scelta dall'UNESCO come uno dei 58 siti italiani, perché è davvero una grande bellezza. Alle ragazze e ai ragazzi il presidente ha ricordato anche la storia della scuola. Linda Brown era una bambina afroamericana che circa 70 anni fa, nel suo paese in Kansas, non veniva accolta nella scuola di tutti per il colore della sua pelle. La famiglia lottò perché le fosse riconosciuto questo diritto e il caso fece scalpore finché la Corte Suprema americana non dichiarò che lei, i bambini e i ragazzi neri, avevano diritto a frequentare le scuole di tutti. Non esistono cause impossibili quando si lotta per quelle giuste, ha detto ancora Mazzeo. Il presidente, insieme al vice sindaco Guicciardini, ha proseguito la visita recandosi all'ex carcere ed ex convento San Domenico, struttura che grazie all'intuizione e al grande lavoro dell'amministrazione comunale sarà riconsegnata alle cittadine e ai cittadini come spazio comune di aggregazione e confronto, luogo di cultura e libertà. Sentiamo infine le parole della preside della scuola Linda Brown, Cecilia Martinelli. Oggi ricorre l'anniversario dell'iscrizione di San Gimignano nell'elenco del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO e questa ricorrenza viene festeggiata dal presidente e dalle autorità della città assieme ai nostri studenti, ai quali noi cerchiamo di comunicare in tutti i modi possibili l'amore e la cura di questo patrimonio che ci è stato lasciato e che noi abbiamo il dovere di tramandare ai nostri posteri.
Garantire la continuità del servizio RSA impegnando le quote sanitarie erogate dalla Regione, che risulteranno non spese al 31 dicembre prossimo. È quanto chiede la proposta di risoluzione di iniziativa della Commissione Sanità guidata da Enrico Sostegni, PD, e approvata dal Consiglio regionale con voto unanime. Nell'atto di indirizzo si impegna la Giunta a ripensare il modello organizzativo delle RSA, anche all'interno di un contesto più generale di residenzialità assistita con formule moderne di vita in comunità. Sentiamo le parole di Enrico Sostegni. Beh, dopo l'audizione di tutti i rappresentanti del mondo dell'RSA e del mondo della cooperazione è uscita un elemento chiaro, e cioè che una pluralità di fattori, l'aumento dei prezzi, l'aumento dei costi di energia, l'aumento dei costi legati alla gestione Covid, hanno generato una situazione di forte sofferenza per l'RSA, che ha bisogno, come sta facendo l'assessorato, di una serie di analisi, anche di cambi nell'organizzazione, nella normativa, ma c'è bisogno anche di un aiuto economico, perché oggettivamente, se no, tante RSA non riescono più a sostenere la gestione del servizio. Sono un elemento essenziale dei servizi per la non autosufficienza, di integrazione con i servizi poi sanitari, e quindi per noi, diciamo, chiediamo alla Giunta di prevedere un contributo per aiutare e garantire la sostenibilità del sistema dell'RSA in Toscana. Queste risorse da dove devono arrivare? Lo deciderà la Giunta. Certo, il tema è che almeno quelle che erano stanziate per le quote sanitarie potrebbero essere un elemento dal quale partire, se sono rimaste risorse poi a fine anno, per contribuire. Comunque, il dove vengono prese le risorse, diciamo, attiene più a un elemento di gestione. Indichiamo questo elemento perché ci è stato indicato anche nell'audizione da parte dell'assessore. Dopodiché sarà oggetto di una scelta della Giunta. L'importante è che arrivi un aiuto concreto velocemente. Rivedere la quota sanitaria è sicuramente un punto centrale, lo dice Francesco Torselli di Fratelli d'Italia. Allora, bisognerebbe fare una cosa semplicissima: prendere atto che la Regione Toscana da 15 anni a questa parte non rivede la quota sanitaria. Mi risulta che da 15 anni a questa parte le spese per il mantenimento di un posto letto in RSA siano un po' differenti. Negli ultimi 15 anni forse le spese sono un attimino aumentate e la Regione Toscana non rivede la quota sanitaria. Quindi il documento che è uscito dalla terza commissione è un documento ben fatto. È un documento che chiede giustamente, è il nuovo esercizio stilistico del Partito Democratico, su qualunque punto chiedere soldi al governo, quindi chiede giustamente un impegno del governo per prevedere un aiuto anche per sostentare i costi energetici delle RSA. Il governo ha previsto, di questo se ne sono dimenticati, non l'hanno scritto nel documento, gli chiederemo di inserirlo noi, che il governo ha destinato 21 miliardi su 30 della manovra ai costi energetici. Non ha inserito le RSA nella lista dei soggetti che ne possono beneficiare, quindi è giusto chiedere che vengano inseriti, come è giusto però chiedere anche che la Regione Toscana riveda la quota sanitaria. Perché è troppo facile non far niente per 15 anni, aspettare che le RSA, giustamente, sottolineo giustamente, ti vengano sotto il palazzo della Regione a dirti che se continuiamo così sono destinati a morire, quando invece un anno e mezzo fa eravamo tutti sperticati in grandi elogi, ringraziamenti alla grande rete delle RSA toscane che hanno fronteggiato in prima linea la battaglia per il Covid, poi quando chiedono aiuto dire ok, chiederemo soldi al governo. No, la Toscana riveda la quota sanitaria che è ferma da 15 anni, poi tutti insieme giustamente chiederemo al governo di impegnarsi anche per sostenere e per aiutare le RSA a fare fronte al caro energia. Le RSA rappresentano un elemento fragile da aiutare. Occorre un intervento della Regione, lo dice Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. Parlare oggi di denaro che può avanzare alla Regione è sicuramente rischioso, perché in realtà i problemi che si trascinano la sanità e gli affari sociali sono molti e la coperta è corta. Certamente le RSA rappresentano una porzione fragile della nostra società che aveva bisogno già da tempo di essere aiutata, già al momento in cui la pandemia ha colpito molto duramente. E sono state molte le proteste che sono arrivate anche dai gestori e dalle famiglie
che non potevano più permettersi di mantenere i propri cari all'interno dell'RSA anche quando non avevano nessun'altra scelta. Quindi la Regione deve intervenire organizzativamente innanzitutto, perché ricordiamo che c'è anche una carenza di personale che in gran parte, in buona parte, è transitato dalle RSA con i concorsi alla sanità delle ASL, e quindi le RSA si sono trovate di fronte anche a questo problema. Insomma, la Regione deve mettere mano sicuramente a delle soluzioni che non sono solo di carattere economico, ma anche di carattere organizzativo. Mi fa piacere che la Commissione abbia recepito i messaggi sulle difficoltà delle RSA, afferma Giovanni Galli della Lega. Facciamo chiarezza, nel senso che la Giunta aveva predisposto più di 200 milioni per le RSA. Alla fine dell'anno ci sarà un disavanzo, nel senso un positivo di 27 milioni, 30 milioni all'incirca. E questo è ciò che le residenze per anziani richiedono per sopperire a tutte quelle mancanze che hanno dovuto purtroppo soffrire in questi anni. E da questo siamo ripartiti. Mi fa piacere che la Commissione abbia recepito i miei messaggi, che ormai durano da più di 12 mesi, per quello che riguardava proprio le difficoltà delle residenze per anziani, che hanno fatto da punto Covid, hanno fatto da centro di accoglienza proprio per gli anziani, che avrebbero se no intasato il pronto soccorso nel periodo Covid, e comunque la necessità proprio di rivedere le quote sanitarie o addirittura percepire quello che era stato un documento del 2010 in riferimento all'Istat. Questo è alle base di tutto. Dopodiché, certo, si cercherà, e ci auguriamo, che il governo possa dare e stanziare più fondi, proprio perché questo è comunque una nazione che invecchia sempre di più, ha sempre più persone anziane che hanno la necessità di essere curate e di avere delle residenze adatte proprio a quelle che sono le esigenze più gravi, meno gravi, ma anche le persone che si rimangono poi dopo da sole. Infine Stefano Scaramelli di Italia Viva, che sottolinea l'importanza di sostenere le RSA da parte della Regione. Serve rispetto di un ruolo straordinario che fanno le RSA nei territori. Noi siamo stati, come Italia Viva, i primi a depositare un atto a sostegno delle RSA, i primi ad ascoltarli, a ricevere le loro istanze. Bene che la Commissione abbia raccolto anche le nostre istanze. Chiediamo di fare di più, per questo sono arrivati degli emendamenti che sosteniamo, ma chiediamo di fare di più anche in termini economici. Una risoluzione di buon senso, che noi sosteniamo in Consiglio regionale, deve essere accompagnata da delle risorse importanti. Non compete a me dire quanto, 20, 30 o 40 milioni, sarebbe semplice oggi dire quanto. È evidente che il prossimo bilancio non può non tener conto di questa, che è una richiesta oggettiva rispetto a una rivalutazione, ma non solo, di costi crescenti che le strutture hanno e di una rivalutazione delle rette che deve essere ovviamente sostenuta dal sistema pubblico. Il sistema è fragile e, siccome all'interno delle RSA si dà risposta ai fragili, chi è solido, e la Regione Toscana deve dimostrare di essere solido, deve essere messo nelle condizioni di aiutare chi è più debole e chi, soprattutto come il terzo settore, il mondo del volontariato, le ASP pubbliche, ma anche quelle private ovviamente, che svolgono questo lavoro e questo servizio che io definisco, svolgono un lavoro straordinario, l'abbiamo visto nell'esperienza Covid. Se non ci fosse stato il filtro delle RSA, oggi avremmo avuto altri dati anche rispetto ai morti dell'emergenza Covid. Il Consiglio regionale ha premiato con una targa celebrativa l'Unione Sportiva Castelnuovo Garfagnana Calcio in occasione dei 100 anni dalla fondazione, per il costante impegno nella diffusione dei valori dello sport per il territorio toscano. A consegnare il riconoscimento nelle mani del vicepresidente Alvaro Pieroni, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Un compleanno importante, guardate, 100 anni della Unione Sportiva Castelnuovo Garfagnana Calcio, è un modo per dire grazie. Grazie per il lavoro portato avanti in questi anni, grazie ai volontari, grazie alle ragazze e ragazzi, perché sono 17 i gruppi al loro interno, e ogni giorno con impegno e dedizione si mettono a disposizione la propria comunità. Un grazie davvero grande per l'impegno portato
davanti, ma anche un in bocca al lupo, perché questo sia un modo per rilanciare un nuovo inizio, perché la nostra idea è quella di una Toscana diffusa, di una Toscana sempre attenta a tutti i territori, e oggi il premio è anche un modo per dire che noi siamo presenti in tutti quei luoghi in cui si costruisce socialità, e questo, quello dei 100 anni, è un modo per dire che quel territorio ha prodotto, produce e produrrà nuova socialità. A proporre il riconoscimento, deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, il vicepresidente dell'Assemblea Legislativa Toscana Marco Casucci e il consigliere regionale Giovanni Galli. Sentiamo le parole di Marco Casucci, vicepresidente del Consiglio regionale. Indubbiamente la Castelnuovo Garfagnana è una delle società più storiche e più gloriose del territorio toscano. Sono stato molto contento di aver portato in ufficio di presidenza l'idea del mio collega Giovanni Galli di celebrare in Consiglio regionale il centenario dell'Unione Sportiva Castelnuovo Garfagnana Calcio. Tutto l'ufficio di presidenza si è espresso positivamente, ancora una volta siamo uniti per celebrare una gloria toscana. Oltre alla gloria occorre celebrare anche la funzione sociale che queste società del mondo dilettantistico, in questo caso la Castelnuovo, esercitano con 400 giovani coinvolti, 15 squadre maschili e 2 femminili in un territorio, quello della Garfagnana, che è un territorio che merita di essere considerato, di essere valorizzato non solo sotto il profilo sportivo, e quindi siamo qui per testimoniare concretamente la vicinanza del Consiglio regionale al mondo dello sport, anche delle piccole società.